Possiamo iniziare? Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al seminario al Laboratorio dal Basso, Vitamin CCC, Copyleft and Creative Commons. Questo seminario, quindi questa testimonianza, è organizzata da un gruppo informale di giovani brindisini di età variabile tra i 18 e i 30 anni, un gruppo variegato per competenze e per composizione, ma con un denominatore comune. Quello che ci lega è l'attivismo, sebbene legato a una provenienza associativa differente, disparatissima, ma attivismo molto forte sul territorio. Prima di iniziare io vorrei ringraziare i partner che hanno affiancato il gruppo informale, quindi a partire dal CSV Poiesis, il Centro Servizio del Volontariato di Brindisi, per cui chiederei al responsabile dello sviluppo associativo un veloce saluto, Claudio. Dai, il Centro Servizio del Volontariato è il nostro primo partner. Buonasera a tutti, innanzitutto vi ringrazio a nome... Scusatemi. Allora vi ringrazio a nome del Consiglio Direttivo del Centro Servizi per il Volontariato per tutte le attività propositive che si svolgono sul territorio di Brindisino. Abbiamo subito, nel momento in cui ce ne ha fatto presente un altro consigliere direttivo, Domenico Turrisi, che collabora con noi direttamente e volontariamente, con il Centro Servizi Volontariato e anche con la Presidenza Provinciale Cittadina delle Agli, immediatamente abbiamo sposato questa causa. Nel momento in cui ci ha chiesto collaborazione, gli abbiamo subito affiancato la nostra dirigente, che tra l'altro, bene che lo sappiate, in maniera tale da allargare ancora di più la cerchia e non fare un discorso ristretto. Noi vogliamo collaborare finalmente con le persone per bene, in maniera autonoma e politicamente autonoma e indipendente. E la rappresentante dei nostri giovani, coordinatrice provinciale e anche componente della Presidenza Nazionale dei Giovani delle Agli. Allora, detto questo, siamo contentissimi prima di tutto perché avete messo in rete tante associazioni, le quali ognuna di quelle ha dato il suo apporto per far crescere questo progetto, ma anche perché è partito proprio dal basso. È partito da voi giovani che partecipate anche a questo centro di aggregazione giovanile per realizzare una cosa. Mi diceva, io non sono esperto, Maurizio, mi diceva Domenico e mi diceva Chiara, una novità a livello internazionale, cioè trovare una soluzione diversa per tutelare dal punto di vista di chi crea i diritti d'autore di una creazione. E questa è una cosa importantissima, un'innovazione, si parla tanto di innovazioni, noi vogliamo attraverso le volontà operative e corrette dei nostri giovani aiutarli in tutte le maniere a realizzare i loro progetti innovativi, ma non devono più essere progetti fine a se stesso o solamente per vincere un bando e togliere dei proventi di carattere europeo a delle soluzioni più concrete, visto anche la situazione precaria del lavoro giovanile, ma devono essere delle opportunità che, finiti i soldi, devono continuare per portare che cosa? Crescita e sviluppo al territorio. Con questo obiettivo, a nome anche con questa finalità, che spero sicuramente, se stiamo insieme e lavoriamo in maniera corretta insieme, riusciremo a portarla avanti. Io vi saluto anche a nome del presidente provinciale del CSV, che tra l'altro ha avuto, adesso è presidente regionale, Rino Spedicato, è stato eletto all'unanimità e voluto anche dalla Presidenza Nazionale del CSV Net Brindisi, piccola realtà, uno dei più piccoli CSV d'Italia, è preso ad esempio, e chiudo, ma è bene che le sappiate queste cose, è preso ad esempio da grossissimi CSV, non perché ci sono delle persone che si sono messe e hanno voluto rivoluzionare completamente, tra cui anche Maurizio Guadalupi, rivoluzionare completamente il loro modo di pensare. Vi saluto e vi ringrazio, buona giornata e auguri a tutti. Un ringraziamento alla cooperativa Solidarietà e Rinnovamento, al centro di aggregazione giovanile del Paradiso che oggi ci sta ospitando, per cui inviterei Salvatore Barbarossa a portare il suo saluto. Salve a tutti, io sono felicissimo di vedervi qui, di vedere queste
le nostre sale piene che possono ospitare progetti di questo tipo. Io sono Salvatore, come vi è già stato detto, e sono il tutor del laboratorio video. Noi qui svolgiamo diverse attività laboratoriali che riguardano la fotografia, il video, abbiamo una sala prove dove effettuiamo anche delle registrazioni e ospitiamo dei progetti. Alcuni sono anche progetti che vengono fuori da noi, dai miei colleghi e dall'equipe che tenta di portare avanti questo posto che è il centro di aggregazione giovanile Brindisi per i giovani. Vi auguro io mi auguro di poter ospitare altri progetti di questo tipo e spero possiate passare queste ore in serenità e con pieno interesse per questo progetto. Grazie. Salve. Grazie Salvatore. Per quanto riguarda invece la sfera Agli, ringraziamo le Agli provinciali, e qui è presente il nostro presidente provinciale, i giovani delle Agli provinciali di Brindisi, l'Unione Sportiva Provinciale di Brindisi, anche in questo caso abbiamo il presidente Dario Micaletti, Agli Arte e Spettacolo, ancora la cooperativa Senza Confini, l'associazione Mamadou, Lega Ambiente Brindisi e il circolo Arci Zero. Quindi abbiamo cercato di dare uno spaccato quanto più variegato e mosaicato possibile. Non in ultimo ringraziamo la Regione Puglia, ringraziamo il programma regionale Bollenti Spiriti, Laboratori dal Basso, promossi da Arti, l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione, e a questo punto do la parola a Domenico Centrone che ce ne parlerà meglio. Sì, grazie. Anzitutto benvenuti, io sono Domenico Centrone, sono per l'appunto uno dei referenti di Laboratori dal Basso, che è questa iniziativa regionale voluta dal programma regionale per le politiche giovanili, quindi il programma Bollenti Spiriti, e l'ARTI, l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione. Sarò brevissimo, giusto due parole su quella che è l'iniziativa. Diciamo che l'essenza dell'iniziativa stessa sta nel suo nome, quindi parliamo di laboratori, parliamo di percorsi di apprendimento creati e ideati dal basso, quindi si dà la possibilità alle giovani associazioni, ai giovani pugliesi di poter apprendere sulla base delle proprie esigenze di apprendimento. Quindi è un'azione voluta per supportare le giovani associazioni e le giovani microimprese pugliesi, dando loro la possibilità di accrescere le proprie competenze, facendolo totalmente con un approccio totalmente bottom up, quindi sono i giovani a decidere cosa apprendere, da chi apprendere, quindi identificano i migliori esperti al mondo e anche le modalità formative, quindi anche il come. Quello che noi facciamo, il nostro è un ruolo solo di facilitatori, quindi noi portiamo qui i relatori e per l'appunto diamo la possibilità ai giovani pugliesi di poter fruire di questi percorsi ritagliati sulla base delle proprie esigenze di apprendimento. L'iniziativa Laboratori dal Basso si declina in tre azioni: ci sono i laboratori, che sono dei percorsi più o meno strutturati che possono avere una durata fino a un massimo di 100 ore, le testimonianze, quella di oggi per l'appunto è una testimonianza, quindi è un'iniziativa un po' più puntuale, quindi incontri one shot con esperti che per l'appunto relazionano comunque su aspetti legati, se vogliamo, all'innovazione e all'imprenditoria. La terza iniziativa è l'iniziativa di mentoring, quindi percorsi di affiancamento in cui ai giovani pugliesi è data la possibilità di essere affiancati da persone più esperte, quindi da mentor che hanno già maturato una certa esperienza e la mettono per l'appunto a beneficio dei giovani. Le tre iniziative, le prime due, laboratorio e testimonianza, sono attualmente concluse, quindi non è più possibile presentare candidature, però attualmente sono in fase di realizzazione tutte le iniziative che sono state valutate positivamente, quindi da oggi, cioè attualmente sono già in corso parecchi laboratori a testimonianze, lo saranno fino al 31 di gennaio, mentre per l'iniziativa di mentoring è possibile ancora applicare. Quindi per ogni informazione, sia relativa ai corsi attualmente in programma che a quelli in programmazione, l'invito è a tenere monitorati i nostri canali istituzionali, quindi sia il sito internet laboratoriodalbasso.it che la pagina Facebook di Laboratori dal Basso. Io concludo, ringrazio sicuramente i proponenti, perché se questa iniziativa oggi viene realizzata è sicuramente grazie alla volontà, quindi di questi giovani, di questi 10 giovani, 10 ragazzi, un po' anche di tutti voi che siete oggi qui presenti. Ringrazio naturalmente il relatore, il dottor Aliprandi, per aver accettato l'invito ad essere qui con noi. E niente, vi auguro una buona testimonianza e grazie, buona continuazione.
L'ultimo dei ringraziamenti va al nostro sponsor, leonardostudio.it, che ci ha permesso di realizzare grafica e locandine. Dunque, perché Vitamin CC? Vi dico brevemente perché nasce questo progetto, come nasce, perché nasce. Sicuramente in base a parte da un'idea di base del gruppo informale che poi messa in relazione all'analisi del territorio è risultata essere un'idea o quantomeno una tematica non inedita, come mi confermava l'esperto, l'avvocato Simone Aliprandi, ma sicuramente ancora poco masticata, poco conosciuta. E abbiamo quindi pensato bene di promuoverla proprio attraverso l'esperienza dei laboratori dal basso, quindi attraverso un seminario formativo e informativo, non solo come un apporto teorico, ma come qualcosa che potesse tornare utile, offrire un beneficio. Ecco perché la vitamina, qualcosa che rafforza, che fa bene, che dà energia. Poi con tutte queste C il gioco di parole ci è venuto molto facile e quindi nasce Vitamin CCC. Quello di oggi è un seminario che nasce appunto come apporto teorico, non solo per farvi capire di che parliamo quando si usa il termine copyleft oppure le licenze creative, quindi le CC, ma e non solo applicate al mero ambito informatico, perché possono avere un'applicazione anche reale, non solo virtuale, e soprattutto non un'applicazione legata esclusivamente all'ambito creativo, quindi editoria, penso alla discografia o ancora alle arti visive ad esempio, ma può tornare utile anche alle pubbliche amministrazioni oppure agli attori socio-economici territoriali che in questo modo potrebbero, perché no, ulteriormente potenziare questa capacità di raccordo e quindi di fare rete. Per noi copyleft in Creative Commons hanno significato come idea quella di una società sicuramente più basata su una cultura open, quindi in cui la condivisione è più flessibile di contenuti e di risorse velocizzerebbe sicuramente meglio tutto e questo ovviamente è stato compreso, come già accennato prima, dal terzo settore pugliese e soprattutto dalle nostre esperienze proprio di militanza associativa diretta, quindi più rete, più condivisione, ecco, molta più fluidità in questo. Per parlarne nella maniera più puntuale possibile abbiamo poi pensato all'avvocato Simone Aliprandi, che è qui direttamente da Lodi, perché io ve lo accennerò in maniera molto rapida proprio per lasciargli quanto prima la parola, ma vanta un curriculum accademico e professionale eccezionale, estremamente specifico in materia di Creative Commons e di diritto d'autore, di informatica giuridica. Per farvi qualche esempio, anche nel caso voleste approfondire oltre questo momento seminariale, ad esempio l'avvocato Aliprandi collabora con delle cattedre universitarie appunto in materia di diritto d'autore, ma ha scritto anche non solo articoli e saggi, ma anche delle pubblicazioni che potrete consultare, comunque di cui lui ci parlerà meglio. Quindi vi segnalo Capire il copyright, percorso guidato nel diritto d'autore, o ancora Creative Commons manuale operativo, quindi una guida pratica e un'introduzione teorica al mondo delle CC, e di ultimissima uscita Pillole di diritto per creativi e musicisti, quindi questo è ancora più specifico. Detto ciò, ti lascio finalmente il microfono, finalmente tutta la scena, così potrai davvero illuminarci in materia, perché io più tecnicamente di così non posso assolutamente esprimermi. Grazie a voi tutti per essere intervenuti, buon ascolto, buona visione visto che c'è la diretta streaming, quindi buona continuazione. Un'ultima informazione di servizio, tra un paio d'ore circa faremo una pausa di, insomma, per rifrigerarci un po', un'ora e mezza, ok? E poi al termine apriremo un dibattito, così qualsiasi vostra, non lo so, qualsiasi vostro dubbio, quesito potrà essere sciolto, inerente ovviamente agli argomenti trattati in corso del seminario. Grazie a tutti ancora. Grazie. Sembrerebbe acceso. Ok. Vabbè, io posso usare anche questo, però se nel frattempo sistemi la questione. Intanto grazie a tutti, grazie per l'invito, è sempre un piacere venire in Puglia, anche perché poi praticamente qua è estate. Oddio, non che da noi si stesse così male, però qua avete
un clima decisamente più piacevole ed è sempre bello. Prima volta per me a Brindisi, sono venuto spesso in Puglia per altre cose simili relative alla mia attività, diciamo, di divulgazione e formazione, però a Brindisi è la prima volta, quindi mi fa piacere anche poter vedere la città, come spero di poter fare stasera o domani mattina prima di prendere il volo. Saluto anche le persone che sono in streaming, perché vabbè, insomma, ho cercato di spingere molto sui miei canali social perché coloro che sono a qualche chilometro di distanza potessero seguire lo stesso. Ci scusiamo per il ritardo perché avevamo dato alle 16 come orario e siamo un pochettino in ritardo, spero che siano rimasti connessi nel frattempo, tanto cosa avranno da fare su a Milano, a Trento, in Val d'Aosta, a Torino, ok, cioè mica al mare da... No, ho preparato ovviamente delle slide che servono più che altro per avere una traccia. Vi prometto che non faremo una cosa troppo accademica, troppo noiosa, perché non è il contesto e non è il caso. Però ci aiutano ad avere un po' di riferimenti, banalmente anche riferimenti su di me. Ad esempio, tutte le cose che già Chiara ha detto le trovate comunque online. Copyrightitalia.it, sia copyleftitalia.it che copyrightitalia, non ti preoccupare, copyrightitalia.it sono due domini che gestisco io. Copyright Italia è un servizio di consulenza che sul tema del copyright, consulenza online, quindi se non avete possibilità di recarvi da un avvocato direttamente per parlare di questioni legate a contratti, licenze, gestione delle vostre opere, questo lo gestisco anche tranquillamente online. Il Ray Law Firm è lo studio legale, il network di professionisti di cui faccio parte, poi c'è il mio blog, c'è Twitter, c'è LinkedIn. Twitter vi invito ad usarlo anche live, nel senso, se qualcuno ha fatto delle foto o fa delle foto mentre siamo qui, mi taggate così stasera lo rivedo e teniamo traccia della cosa e le ritwitto a mia volta. Quindi niente, banale, il mio Twitter è Simone Aliprandi, tutto attaccato. Questi sono i libri che ha già citato prima. L'ultimo non c'è perché in realtà non viene utilizzato come materiale per queste slide e per questa lezione, però potrebbe essere utile perché è fatto come vademecum, cioè scusate, uso questo microfono o posso non usarlo più? Quindi lo stacco? Prova? No? Sassa? No, questo è spento. Più di libertà, ok. No, dicevo, è un vademecum, si chiama Pillole di diritto per creativi musicisti, 100 e più risposte su copyright, licenze, marche SIAE, perché sono proprio domande e risposte. Non è questo. È questo. Siete rimasti assordati? Eh sì, perché chi ha la cassa lì davanti è veramente una botta, scusate, ma... Il famoso effetto Larsen. Allora, mi sentite meglio? Vabbè. Questi sono i libri. Ovviamente no, perché non tutti lo fanno, però io per una questione anche di coerenza intellettuale, visto che sono sostanzialmente quasi 10 anni che vado in giro a parlare di Creative Commons e di licenze open, anche le mie opere sono sotto licenza open, quindi li trovate comunque agli indirizzi che vedete qua sotto, Capire Copyright e Manuale CC dal mio sito, e a volte li trovate anche su altre piattaforme, perché essendo sotto licenza CC qualcuno li ha presi e li ha ridistribuiti. Basta, niente, direi che la parte di messaggi promozionali la possiamo ritenere chiusa. E questa è la struttura del seminario. È una struttura del seminario pensato per un inizio alle ore 16, quindi per un inizio alle ore 17 dovremo occorrere un po' di più, o semplicemente, vabbè, qualche parte la sfoltiamo, adesso vediamo. In realtà la terza parte, che è quella sulla gestione collettiva e la SIAE, non sarebbe oggetto del seminario, perché il titolo è specificamente legato al mondo delle licenze open. Però, visto che so, soprattutto come mi è stato segnalato dagli organizzatori, che probabilmente molti dubbi saranno
molti dubbi, molte domande che voi porterete magari verso la parte finale dove ci sono la sessione di domande e risposte, saranno sulla SIAE, sul conflitto SIAE licenze open. Io comunque delle slide anche sostanziose su quella parte le ho preparate, vediamo come arriviamo più o meno alla fine della seconda e decidiamo se fare magari prima le domande e rispondere a quelle, usare quella parte di slide per rispondere alle domande, oppure vado avanti con col mio percorso e voi al massimo mi interrompete e mi fate degli appunti. Appunto, parentesi, se qualcuno vuole alzare la mano e dire che non ha capito qualcosa, non c'è problema. Se però è una domanda un po' più sostanziosa su un caso, su qualcosa, è meglio tenerla alla fine in modo tale che teniamo un filo logico coerente durante il seminario e poi i casi di studio li discutiamo verso la fine, perché comunque credo, con l'esperienza che ho, che già già la struttura delle mie slide sgombrerà il campo da una serie di dubbi che normalmente so che gli utenti, che i frequentatori dei miei corsi hanno. E quindi abbiate un attimo di pazienza, magari per la prima ora, di seguire un po' il percorso delle slide. Cosa abbiamo detto? Quindi facciamo una pausa intorno all'ora e mezza. Ok, va bene, sì, perché dopo più di un'ora e mezza diventa veramente pesante. Ok, allora la parte prima, come abbiamo visto nella prima slide, è dedicata ai principi base di diritto d'autore, perché non è possibile parlare di licenze open senza sapere qual è il terreno su cui loro si appoggiano sostanzialmente. Siamo comunque nell'ambito del diritto d'autore, benché qualcuno faccia passare l'equivoco che le licenze, che il mondo dell'open, del copyleft, creative commons sia una forma di alternativa al copyright, al diritto d'autore. In realtà no, è un sottoinsieme del copyright, perché comunque siamo all'interno della legislazione del diritto sulla tutela delle opere dell'ingegno, quindi sul diritto d'autore. Se non capiamo quali sono i meccanismi con cui il diritto d'autore funziona, o banalmente proprio quali sono le opere a cui il diritto d'autore si rivolge, non capiamo di preciso come possono muoversi, come possono funzionare queste licenze. E quindi questa è una parte che necessariamente dobbiamo mettere all'inizio per capire poi il concetto di licenza prima e di licenza open successivamente. Vabbè, questa è classica slide da giurista, però visto che parliamo di diritto, almeno sapere dove sono le norme, non ve le faccio vedere tutte, però sappiate che se un giorno dovete andare a cercare una norma, qualcosa che riguarda l'ambito del diritto d'autore, più o meno in questi quattro testi le dovrete trovare. Principalmente la cosiddetta legge sul diritto d'autore, la legge 73 del 1941. Ho messo questa parentesi perché tutti, quando faccio vedere 1941, rimangono scandalizzati, dicono: ma come? 1941, manco c'era la Repubblica? E c'era, eh sì, la legge, l'impianto di base della nostra legge sul diritto d'autore risale ancora al 1941, ma con varie modifiche, aggiornamenti, aggiunte che sono state fatte nel corso degli anni, fino all'anno scorso. Però diciamo, la terminologia di base e l'impianto della legge è effettivamente ancora del 41 e purtroppo sta cominciando a far notare la sua età, ce l'ha e si nota. E poi c'è il suo regolamento attuativo che, come vedete, è dell'anno successivo, anche lui ha lo stesso problema. Addirittura regio decreto, perché ovviamente nel 42 di quello si parlava. E poi ci sono le norme interne della SIAE, statuto e regolamento, che vedremo forse in quella parte che ho preparato sulla SIAE, e infine c'è questo discusso, diciamo, regolamento AGICOM sul diritto d'autore online, cioè su quando sul diritto d'autore nel mondo di internet, nel mondo dell'online, discusso e problematico perché insomma risale a meno di un anno fa, 2013, la sua approvazione, ma ancora adesso non si è capito se sia una norma legittima o meno, perché è stata sollevata una questione di legittimità costituzionale che dovrà essere vagliata a breve, si spera, dalla Corte Costituzionale, e chissà. Anche perché considerate che, vabbè, adesso non vi faccio la pappardella sulla gerarchia delle fonti del diritto, ma di questi atti l'unico atto che ha valore di legge primaria dello Stato è la legge sul diritto d'autore, tutto il resto sono norme di carattere regolamentare. Il problema è che questa norma, pur essendo di carattere regolamentare, ha un peso notevole, perché contiene una serie di definizioni, una serie di modalità specifiche per, ad esempio, chiedere la rimozione di opere
pubblicate online con un procedimento amministrativo, quindi molto più incisivo, molto più veloce rispetto a un processo civile normale, e quindi ha creato una serie di interrogativi. Non sarà oggetto delle slide di oggi, della lezione di oggi, perché è una questione troppo delicata e troppo specifica, non ce la facciamo, però considerate che se leggerete nei prossimi mesi notizie anche su Repubblica, su propri siti di informazione generalista, notizie sul diritto d'autore, molto probabilmente saranno legate alla vicenda di questo regolamento e magari vi si accenderà la lampadina e vi verrà la curiosità di leggere l'articolo. Allora, un po' di premesse terminologiche, perché sembrano le classiche questioni di lana caprina da giurista, e invece, come diceva qualcuno, la parola è Dio e quindi le parole sono importanti nella loro semantica. È vero, stiamo un po' perdendo questa cosa, però. Quindi quando diciamo una parola, noi giuristi, insomma, siamo un po' l'eccesso opposto, nel senso che siamo fissati sul significato, però quello è, in un contratto, scrivere una parola rispetto a un'altra può avere tutto un altro effetto. Quindi vi invito a una certa prudenza, una certa riflessione anche sull'utilizzo delle parole. E queste qua sono tre parole chiave che, ahimè, al giorno d'oggi, nell'uso comune, sono entrate come se fossero dei sinonimi. Vengono utilizzate intercambiabili l'una con l'altra, come se fossero dei fenomeni, soprattutto le prime due, no? Come se fossero l'una la traduzione dell'altra, cioè l'una la traduzione inglese dell'altra o viceversa l'una la traduzione italiana dell'altra. In realtà, vabbè, senza appesantirvi con un retroscena storico troppo lungo, però in realtà sono proprio due istituti giuridici diversi. Uno di matrice anglosassone, che è il copyright, e l'altro di matrice francese, figlio della rivoluzione francese, quindi anche nostro, diciamo dell'Europa continentale, figlia dell'espansione napoleonica. Perché? Perché uno nasce nel 1710, si parla di copyright, di questo diritto di fare copie per la prima volta in un atto ufficiale, in un copyright act della regina Anna d'Inghilterra, quindi 1710, in piena rivoluzione industriale inglese. Si parla invece di diritto d'autore, di droit d'auteur in francese, nelle prime leggi repubblicane dopo la rivoluzione francese, quindi insomma sono anche 90 anni dopo, 1710 e 1796-97, quegli anni lì, con una matrice diversa. Questo è il copyright, cioè non c'è bisogno di essere dei laureati in lingue per capire che etimologicamente uno vuol dire diritto di fare copie e l'altro vuol dire diritto dell'autore, cioè quindi uno diritto della persona autore e l'altro è il diritto di colui che fa le copie. Ok? Quindi attenzione, perché poi nel gergo comune anch'io stesso vi dirò che da adesso, chiusa questa slide, possiamo dire ok, fatta questa premessa, da qua in poi possiamo tranquillamente parlare di diritto d'autore, di copyright, come se fosse la stessa cosa, ma almeno sappiamo qual è la differenza sotto. Perché poi cosa è successo? Nonostante questa matrice storica e anche ontologica diversa, poi le prassi contrattuali degli ultimi 20-30 anni hanno portato ad una sorta di sovrapposizione dei due modelli, cioè tant'è che ancora anche adesso, se comprate un CD di Renato Zero prodotto qua in Italia, la scritta che troverete dietro non è proprietà letteraria riservata, diritto d'autore, ma è copyright all rights reserved, con la CIT cerchiata, che è una cosa tipica dell'ordinamento americano, no? Perché? Perché poi l'industria culturale anglo-americana ha prevalso e ha una distribuzione mondiale, quindi anche i modelli contrattuali anglo-americani si sono poi diffusi. Pensate ad esempio all'industria del software, i modelli contrattuali del software sono dei modelli contrattuali che abbiamo importato necessariamente dal mondo anglo-americano, dal mondo americano, e quindi più o meno nascono in un humus, in un terreno che è tipicamente di copyright, un sistema di copyright di common law, che è quello figlio appunto dell'espansione anglosassone e quindi americano. C'è la terza versione che spesso si usa, che è proprietà intellettuale, deprecata da molte persone. Perché? Perché cosa succede? Che proprietà intellettuale innanzitutto gioca su un equivoco, per cui
ci sia effettivamente una proprietà su un bene immateriale che è la creazione, cosa che è molto discussa dal punto di vista giuridico, perché un conto è dire che c'è un diritto d'autore, un diritto di controllo sulla creazione, altro conto è dire che si tratti di un diritto di proprietà, che ha un peso diverso, e poi intellettuale, quindi è un termine che viene però utilizzato ormai abbastanza frequentemente, abbastanza costantemente anche in ambito universitario, anche nell'ambito di studi legali, per individuare tutta la materia che ha a che fare con il diritto d'autore, ma non solo, anche con i brevetti, anche con il marchio. Si parla genericamente di diritto alla proprietà intellettuale o diritto alla proprietà industriale, a seconda di quello che... Intellettuale comprende l'aspetto del diritto d'autore anche, in proprietà industriale più che altro brevetti e marchi. Però appunto è un termine che viene utilizzato per fare un po' un polpettone di tutta quell'area, di quell'area del diritto, perché ci si sta specializzando molto. Io stesso quando mi presento a dei clienti dico: sono un in che settore? Proprietà intellettuale, perché quello si usa negli studi legali e anche a volte nell'università e nei corsi. Attenzione, perché appunto rischia di mettere sullo stesso piano e trattare insieme modelli giuridici, istituti giuridici che tra loro sono molto diversi, quale ad esempio appunto il brevetto e il diritto d'autore, e rischia di fare un polpettone che crea più confusione che altro. Allora, iniziamo a circoscrivere, visto che oggi si parla di diritto d'autore, a circoscrivere qual è il suo campo d'azione, e per circoscriverlo non facciamo altro che vedere delle norme. Vi prometto che sono poche le slide con il testo delle norme, lo so che sono i miei colleghi dell'università, del dottorato, esperti di comunicazione, di fronte a questa slide mi avrebbero già bocciato. Però allora, purtroppo il diritto si fa sulle norme e sulle sentenze, e da lì bisogna passare in certi casi, anche perché a volte è più semplice, adesso non è per fare, a volte è più semplice leggere la norma quando la norma è chiara, piuttosto che fare dei gran giri di parole, e questo è un caso in cui la norma è abbastanza chiara. Questo è l'articolo 1, il primo articolo della legge sul diritto d'autore, la famosa legge 633 del 41. Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. In realtà questo è il testo originario dell'articolo, era questo, nel 1941. Quindi abbiamo già più o meno tracciato un confine del nostro campo d'azione, cioè tutta quella roba lì rientra nel concetto di opera dell'ingegno. Opera dell'ingegno che deve avere questa caratteristica particolare, il carattere creativo, dopo andremo a vedere che cosa si intende. Ricordate che appunto la tutela di diritto d'autore scatta nel momento in cui abbiamo a che fare con questa roba qui, cioè opera dell'ingegno, e che abbiano questo requisito minimo che è il carattere creativo. E poi questi sono i campi, più o meno tutti i campi della creatività umana, tranne questi ultimi due che ovviamente, basta leggere, sono stati aggiunti dopo il 1941, perché si parla di programmi per elaboratore, software sostanzialmente, e di banche dati. Okay, quindi questo comma è stato aggiunto a fronte di alcune riforme all'inizio anni 90. Okay. L'articolo 2 cosa fa? Non fa altro che dettagliare maggiormente quel primo comma, cioè ci dà per punti, sono 10 punti, le categorie di opere dell'ingegno considerate dalla legge italiana. Le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se in forma orale, quindi sostanzialmente le opere di carattere testuale, letterario. Le opere e le composizioni musicali con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale. Vedete che la terminologia è un po' da 1941, no? Le opere drammatico-musicali, le variazioni musicali. Le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali si è fissata traccia per iscritto, ho abbreviato perché c'era un po' più di testo. Le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione, delle arti figurative similari, compresa la scenografia. I disegni e le opere dell'architettura, punto 5, punto 6, le opere dell'arte cinematografica muto-sonora, ovviamente, 1941, perché in realtà vale ancora adesso, però. Le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia. Questo è stato lungimirante, cioè già nel 1941 si era pensato che il procedimento fotografico dell'epoca sarebbe stato superato, e quindi effettivamente rientrano anche
le forme di fotografia digitale che abbiamo oggi. E dal punto 8 in poi sono aggiunte successive, storicamente successive, perché ovviamente i programmi per il lavoratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, qual è il risultato di creazione intellettuale dell'autore, le banche dati al punto 9, di cui, a seconda, vabbè, intese come raccolte di opere, dati o altrimenti indipendenti sistematicamente, e poi l'ultima, la più recente, il punto 10, le opere dell'ingegno, scusate, le opere del disegno industriale che presentano di per sé carattere creativo e valore artistico. Mi viene in mente un esempio, non so, opere di design industriale che presentano di per sé carattere creativo e valore artistico. Prego, se qualcuno vuole, dimmi. Com'è? No, proprio design. Esatto, il modello di un'automobile, anche un prototipo di un'automobile. Le poltrone, bravo. Esatto, volevo proprio arrivare a quello, le sedie, le poltrone, gli oggetti d'arredo che arrivano ad avere un valore creativo e artistico addirittura così elevato da influire sul design, sui designer storicamente successivi, e quindi addirittura poi le troviamo in un museo, cioè la sedia di Le Corbusier o altre opere vengono poi esposte, anche se non nascono come opera cioè come singola copia, ma erano comunque un design industriale destinato alla produzione industriale, ma arrivano ad assumere un carattere creativo e un valore artistico che le porta addirittura ad essere considerate come opere dell'ingegno, tant'è che finiscono in un museo di arte contemporanea. Voi direte, cacchio, però, ma chi è che decide a priori che cos'è creativo e cos'è addirittura valore artistico, che è una cosa ancora maggiore? Perché creativo è anche il mio libro, cioè c'è uno sforzo creativo, però non è un'opera d'arte, è un manuale tecnico. Sfido chiunque ad andare a fare una lettura in pubblico del manuale di Ali Prandi sulle Creative Commons, no? Ok? Però, di un romanzo sì. Quindi, capite che stiamo giocando su dei concetti che sono veramente molto molto sottili e che difficilmente la legge potrebbe definire, cioè non abbiamo 10 articoli di legge che ci dicono che cos'è il carattere creativo e che cos'è il valore artistico. Allora dov'è che lo possiamo capire, secondo voi? Grazie alle sentenze dei giudici, la cosiddetta giurisprudenza. Cioè i giudici che hanno giudicato vari casi sulla base di questo articolo, di questo comma, di questo punto 10 dell'articolo 2, via via hanno dato un'interpretazione sempre più precisa, sempre più articolata del concetto di valore artistico e carattere creativo nell'ambito delle opere del disegno industriale. Ok? E quindi, oltre al... ma questa cosa qua non si può evitare, no? Poi ce la dobbiamo tenere? Ok. Per forza, sì. Metti un cartello, per favore non suonate. No, per quelli che stanno a casa, perché magari non capisco, si sente ogni tanto uno squillo, un fischio che probabilmente è un campanello, è un citofono. Ok. Questo per dirvi che, ahimè, ai voi, non finisce con queste due slide fitte di testo, ci vorrebbero dei manualoni alti così e leggerseli tutti per capire cosa sono nello specifico il carattere creativo e il valore artistico. Ve lo risparmio ovviamente, però mi interessava cominciare a mettervi la pulce nell'orecchio e farvi capire quanto complessa può diventare questa materia se si va nel profondo, nel dettaglio. Ok. Altra domanda che solitamente previene ogni tipo chiunque partecipa ai miei seminari, alle mie lezioni si porta dietro, c'era lì pronta, cioè adesso appena posso la faccio, come faccio ad acquisire il diritto d'autore sulle mie opere? E qui, tra l'altro, c'è spazio ad una serie di leggende metropolitane, di cui ne ho sentite a volte simpatiche, tipo mio zio ha detto che se mi spedisco una cosa col sangue, allora il DNA permette, mio cugino mi ha detto... Allora, no, la faccio a voi questa domanda, cioè, allora, come... Siete un creativo, siete un musicista, avete scritto il testo di un brano musicale e volete essere sicuri che nessuno possa dire che l'ha scritto lui. Cosa fate?
strano. Solitamente, allora, andiamo a depositarlo alla SIAE, questo è il classico. Mi spedisco la raccomandata con ricevuta di ritorno, no? Questa è l'altra, e la terza è vado dal notaio, costa di più, però risposta. Sono tutte e tre soluzioni valide e tutte e tre si fanno, ma non rispondono a questa domanda veramente, cioè a questa domanda. Perché? Perché in realtà quelle non sono strumenti, non sono mosse che vi fanno, che permettono di creare il diritto d'autore, cioè di farvi acquisire il diritto d'autore, sono semplicemente delle precauzioni per far sì che voi abbiate una prova solida da produrre nel caso qualcuno faccia il furbo. Ma non è quello che fa nascere il diritto d'autore, cioè non è che solo dal momento in cui la SIAE vi ridà la ricevuta del CD depositato o il notaio vi mette il timbro avete il diritto d'autore. Perché? Perché c'è questo articolo 6 che ce lo spiega, ovvero il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale. È un articolo molto laconico, molto sintetico, che però ha tutto il concetto che a noi serve, cioè il titolo originario dell'acquisto, cioè la base, la scintilla che fa nascere il diritto in capo a colui che ha creato l'opera, è la creazione stessa dell'opera. Cioè nel momento in cui voi avete creato il brano musicale, se questo brano musicale risponde a quei criteri di creatività minima che abbiamo visto nell'articolo precedente, la legge già dice che voi avete dei diritti d'autore su quell'opera. Ok? Quindi è da quel momento che scatta la tutela di diritto d'autore. Non è il deposito o la registrazione o la raccomandata o il notaio che fanno scattare i famosi 70 anni di tutela, che poi non c'entra nulla perché sono 70 anni dalla morte dell'autore, quindi è dal momento della creazione che parte la tutela del diritto d'autore, che l'autore diventa titolare di diritti d'autore a tutti gli effetti. Il fatto di voler poi depositare, avere una prova, adesso con i sistemi digitali in realtà tutto diventa più semplice perché quello che facevano una volta il notaio, la SIAE, le poste, col timbro postale, lo si può fare con una marcatura temporale, ad esempio un messaggio di PEC, una posta certificata, comunque qualsiasi messaggio che abbia in sé una data certa, anche digitale, cioè un messaggio PEC è un esempio, un allegato di PEC ha la data certa perché il sistema di PEC è un sistema certificato attraverso un ente pubblico e quindi c'è la data certa. Sapete tutti cos'è la PEC, vero? Ok, no. Posta elettronica certificata, cioè quindi una posta elettronica che ha un qualcosa in più rispetto alla posta elettronica semplice, cioè la garanzia che facendo sponda su un server gestito da un pubblico certificatore ha una data certa e c'è garanzia dell'integrità dell'allegato del messaggio. Questo è un esempio, ma in realtà si può fare anche senza uscire da una PEC, ma con una firma digitale, cioè con la famosa smart card della firma digitale, quella che viene usata per accedere ai servizi, che ne so, dell'ASL, per noi avvocati, ad esempio, la firma digitale che serve per accedere ai servizi del tribunale, del processo civile telematico, quello allegato ad una marcatura temporale mette una data certa sul file. E quindi abbiamo tagliato fuori tutta una serie di soggetti terzi che costavano, tra l'altro, perché vi sfido ad andare dal notaio a lasciare in deposito un semplice brano musicale, cosa vi fa pagare? Ok, quindi questo già solitamente sgombra una serie di fumo o di nebbia nella testa dei corsisti e aiuta a prendere la strada buona per capire come funziona il meccanismo del diritto d'autore e poi delle licenze open. Chiaro sta fino a questa parte? Ci sono domande, ci sono commenti? Allora, abbiamo visto quali sono le categorie di opere, abbiamo visto qual è il meccanismo con cui si acquisiscono questi diritti, però adesso bisogna vedere quali sono di preciso i diritti, cioè l'autore, nel momento in cui crea l'opera, e l'opera ha quei minimi requisiti, abbiamo detto che ha di per sé, per legge, automaticamente i diritti d'autore, ma appunto si dice al plurale i diritti d'autore perché sono tanti, il diritto d'autore si estrinseca, si manifesta sotto un fascio di diritti, che adesso andiamo a vedere, è uno schema molto molto fitto. Sì. Ah, grazie. E poi nel momento in cui hai chiarito che ogni singolo, ogni domanda, ogni lettera particolare, anche in inglese, viene spiegata, già è un fatto importante per me e per chi ha operato una scelta. Complimenti. Grazie.
attenzione, allora. L'iscrizione ha un qualche altro qualcosa? No, allora, abbiamo proprio detto che in realtà non serve l'iscrizione per acquisire il diritto. Quindi loro, nel momento in cui hanno creato qualcosa che... Per esempio un sito o qualche... Un sito internet è un classico tipo di opera, cosiddetta opera multimediale, opera... Si parlava anni fa di opera multimediale, adesso ha poco senso perché tutto è multimediale. Però un sito internet è un classico esempio di categoria di opera che non rientra in, quella, in quell'elenco specifico, ma che ci rientra comunque per analogia, perché il sito internet ha le caratteristiche sia dell'opera grafica, sia dell'opera testuale, perché è un ipertesto, sia dell'opera filmica, dell'opera cinematografica, perché magari ci sono dei filmati, quindi è un'opera che ha le caratteristiche di varie di quelle categorie e quindi è tutelato, senza che qualcuno debba andare né a iscriversi da qualche parte né a depositare l'opera. Di per sé la legge prevede che coloro che hanno creato quest'opera, se ovviamente è creativa, ovviamente, cioè in che senso? Cioè, se non sono stati, se loro prendono da Wikipedia i pezzi e li mettono insieme, probabilmente non è un'attività veramente creativa. Legittimo anche quello, nel senso che cioè, parte di questo mio libro, ad esempio, è fatta prendendo dal sito ufficiale di Creative Commons e spostando i pezzi per renderlo fruibile come manuale. Un sito è un sito, un manuale è un manuale. Quindi io ho fatto un lavoro che non è squisitamente creativo nel senso di aver scritto parola per parola, ma è creativo perché comunque ho messo insieme i pezzi in una maniera che è una scelta mia intellettuale specifica, un altro probabilmente avrebbe fatto un altro tipo di incastro. La legge prevede che appunto se c'è questo livello minimo di creatività scatti automaticamente il diritto d'autore, quindi è proprio quello che volevo fare arrivare, cioè non c'è bisogno di tutta una serie di formalità che normalmente nell'immaginario comune ci sono per far nascere il diritto d'autore. Quelle formalità aiutano in prospettiva a difendere il proprio diritto d'autore. Cioè il fatto di avere una prova con data certa fa sì che io sia più tranquillo nel caso qualcuno facendo il furbo mi voglia portare via, usurpare l'opera che ho scritto io. Allora io tiro fuori la mia carta jolly e dico guarda che io ho la data certa che è di 10 mesi fa e quindi ovviamente sono arrivato prima io di te e quindi sei tu quello che sta facendo il furbo. Ma ripeto, è una... Innanzitutto non è quello che fa scattare il diritto, perché abbiamo già detto che il diritto scatta in origine nel momento in cui creiamo l'opera. E soprattutto è una carta che si gioca solo nel caso succedesse qualcosa di scomodo. Nella maggior parte dei casi, non è così frequente che ci sia contenzioso sulla paternità dell'opera. Anzi, paradossalmente, il classico dubbio tipo il classico caso dei musicisti emergenti, ragazzini che suonano, ma se io pubblico sul mio sito il mio brano, dopo è come se l'avessi sostanzialmente lasciato andare dalle briglie del diritto d'autore, la gente può prendere a farne quello che vuole, io non sono tranquillo, quindi prima di metterlo online lo voglio depositare da qualche parte. In realtà la prospettiva dovrebbe essere inversa, nel senso che la pubblicazione dell'opera sul proprio sito fa sì che sostanzialmente tutti comincino a sapere che quell'opera proviene da te. Quindi esattamente fa l'effetto opposto che, rispetto a quello che è nell'immaginario del ragazzino. Al contrario, invece, è molto più pericoloso quando l'opera circola in circuiti chiusi, ovvero il classico caso in cui il ragazzino, prima ancora di pubblicare il CD, scusate, di pubblicare il brano su un sito, fa 10 CD e li manda a 10 case discografiche per vedere se queste lo pubblicano. Tutte e 10 rispondono no, oppure non rispondono. Lui abbandona l'idea, un anno dopo una di queste pubblica un brano musicale a nome di un'altra band o di un altro musicista, che cacchio, guarda caso, è molto molto simile. Questi sono casi che succedono. Quindi questo ci fa capire come il diritto d'autore reale sia molto lontano dal diritto d'autore, diciamo, della fantasia. Cioè, è molto più pericoloso, io mi farei molte più preoccupazioni a mandare una bozza del mio libro a 10 editori di cui non conosco bene chi ci lavora e come operano, piuttosto che a pubblicarlo sul mio sito che gestisco io e che so che la gente comincia a ricondurre a me. Ok, quindi forse prima di inviare 10 copie del CD a 10 case discografiche che non sai se ti rispondono chi sono, magari
sono italiani ma in realtà sono basati in Svizzera, quindi si ispirano ad una legislazione che è anche diversa dalla nostra, quindi dopo se devi andare a contestare la cosa c'è pure il problema della legge applicabile, del tribunale competente. Allora in quel caso forse mi farei più lo scrupolo e mi farei una copia, una prova di data certa prima di partire in quarta, ok? Invece nella maggior parte dei casi quello che vedo sotto i miei occhi anche come consulente, come avvocato, è esattamente il contrario, cioè si fanno un sacco di scrupoli a pubblicare la loro opera di fronte al pubblico e poi quando la mandano a editori o a case discografiche, no, vabbè, ma tanto gliel'ho mandata così, gli dico bravo, il 90% delle volte va bene, nel senso che il mondo non è sempre pieno, sempre fatto di persone disoneste, però, come ripeto prima, su 10 ne basta uno che fa il furbo. Ok, quindi chiaro questo concetto, posso passare avanti, ok. Allora, dobbiamo capire adesso quali sono tutti i diritti che si trova in mano il titolare dei diritti d'autore, cioè il creatore dell'opera. È questo schema qui, questo è uno schema tratto dal mio libro, che si trova proprio a metà, pagina 81, è uno schemone. In realtà sarebbe ancora più complesso, più che altro per questi due diritti che ho lasciato un po', il diritto all'eco compenso e il diritto sui generi sulle banche dati, che ho lasciato un po' marginali. Tutti questi sono i diritti previsti dalla legge sul diritto d'autore italiana. Se andassimo a prendere la legge sul diritto d'autore francese probabilmente sarebbe un po' diverso lo schema, quella spagnola ancora diversa, quella svedese ancora diversa. Io mi sono soffermato, essendo il mio un libro riferito alla legislazione italiana, a quanto emerge dalla legge 633 del 41. Come vedete anche la disposizione ad albero già ci fa un po' capire quali sono le categorie in cui si estrinsecano i diritti d'autore. Innanzitutto c'è una prima dicotomia tra diritti di tipo patrimoniale e diritti di tipo personale. I diritti di tipo personale sono quelli che vengono poi comunemente detti diritti morali d'autore, ovvero se li leggiamo, facciamo uno zoom che magari vi aiuta a leggerli. I diritti morali sono, innanzitutto, come caratteristiche diciamo comuni fra tutti i diritti morali, sono diritti inalienabili e inestinguibili, strettamente legati alla personalità creativa dell'autore. Inalienabili e inestinguibili vuol dire? Secondo voi cosa vuol dire? Non cessano mai e? No, occhio più che altro al inalienabili mi interessava. Non possono essere ceduti per contratto. Questa è la cosa fondamentale, nel senso che... Non possono essere chiusi. Inestinguibili non possono essere... Questo è il concetto più intuitivo. Inalienabili è una cosa un po' più da giurista, cioè non possono essere trasmessi per contratto. Cioè anche con un atto volontario il titolare non può disporne, sono indisponibili, si potrebbe dire. Solo che indisponibili può sembrare al non giurista... È un po' come la parola moroso, che per il giurista il moroso, al nord il moroso è il tuo fidanzato, per il giurista il moroso è colui che non sta pagando le rate di un mutuo. Ecco, questo è il sono indisponibili, cioè nel senso tecnico della parola, ovvero il titolare non ne può disporre. Quindi è una scocciatura per il giurista, perché quando noi facciamo i contratti di cessione dei diritti dobbiamo sempre ricordarci che c'è un fascio di diritti che non può, che il titolare, che l'autore non può rilasciare, da cui non si può liberare. E quindi nel sistema di diritto d'autore, questa è la principale differenza tra il copyright anglo-americano e il diritto d'autore franco-italiano, ci bisogna ricordarsi che l'autore non te lo levi mai dalle palle completamente. Perché? Perché lui ha sempre una sorta di gancio con la sua opera, di collegamento con la sua opera, che è un collegamento di carattere non tanto patrimoniale, cioè noi possiamo dargli tutti i soldi che vogliamo e lui ci può firmare tutte le liberatorie che vogliamo, ma in realtà di quei tre diritti lì lui non se li libererà mai, quindi vuol dire che lui, volendo, un giorno può ricordarsi di esercitarli quei diritti, anche se ha firmato contratti, liberatorie, lui può sempre fare causa e attaccarsi a uno di questi tre e difendersi, e la legge gli dà ragione, poi ovviamente deve... La causa va poi fatta e bisogna saperla fare e deve essere fondata. Però bisogna ricordarsi che ce l'abbiamo sempre, l'autore ce l'abbiamo sempre lì. Cosa che non succede nei sistemi angloamericani, dove tendenzialmente invece
tutto viene comunque ricondotto ad un aspetto patrimoniale, quindi l'autore può essere in qualche modo liquidato e lui si libera della paternità dell'opera totalmente, quindi lui sparisce come autore, a fronte ovviamente di soldi, però perde questo collegamento. E questo, ricollegandoci al discorso che abbiamo fatto all'inizio, copyright è il diritto di fare copie, è squisitamente un diritto collegato a, diciamo che è sbilanciato a colui che fa mercato poi delle copie dell'opera, ok? Quindi all'editore, al produttore, a colui che poi deve distribuire le opere. Il nostro, chiamandosi diritto d'autore, è invece un diritto che comunque mantiene un certo occhio di riguardo per la persona autore. Tant'è che, se ci fate caso, chi ha studiato un po' di diritto lo può notare, gli articoli, perché oltre alla legge sul diritto d'autore ci sono alcuni articoli del codice civile italiano che parlano di diritto d'autore. Quegli articoli sono inseriti nel libro sesto, che è intitolato Il lavoro. Cioè tutte le norme sul lavoro del codice civile italiano sono in questo libro sesto, e tra quelle ci sono anche le norme sul diritto d'autore. Quindi, in sostanza, il diritto d'autore diventa un po' il diritto del lavoro di colui che di lavoro fa il creativo. Ok, diventa la normativa di tutela del lavoratore intellettuale che di intellettuale produce opere proprio. Non ho ancora disattivato la cosa, devo abituarmi a disattivare quando faccio le lezioni. Ok, adesso li leggiamo, non perdiamoci troppo tempo, perché poi in realtà, come vedremo nelle licenze, così non ce li abbiamo molto, non li troviamo spesso in ballo. Ci sarebbero alcuni casi particolari, ma ve li risparmio oggi. Però vediamo quali sono, quantomeno per capire di cosa si tratta. Il diritto di rivendicare la paternità dell'opera, il diritto di impedire modifiche all'opera che siano lesive per la reputazione dell'autore, il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la qualità di autore in caso di opere anonime e pseudonime, il diritto di ritirare l'opera dal commercio per gravi ragioni morali. Vedete che sono diritti strettamente legati all'aspetto non patrimoniale, non c'entra nulla il discorso del quanto ti do, i diritti di esclusiva, no, è squisitamente una serie di diritti che serve per mantenere integra la reputazione creativa dell'autore. Ok? Fatemi un esempio, secondo voi, di... vabbè, questo ad esempio, il terzo caso è abbastanza, voi dite, ma come? Sì, succede ad esempio, ovvero ci sono casi di autori che si sono per anni firmati con uno pseudonimo oppure hanno pubblicato opere anonime. Perché? Probabilmente c'era un accordo con l'editore per questo, perché magari il suo era un nome scomodo e non era meglio, oppure per sua scelta, perché non voleva comparire col suo nome. Quindi ha preso dei soldi comunque, perché l'accordo privato poi con l'editore c'era per girargli la parte patrimoniale di diritti, che dopo vedremo. Poi, arrivato a 50 anni di carriera, decide di rivelarsi, chiede all'editore che venga riconosciuta la paternità, che gli venga sostanzialmente appioppato il nome, e lui lo può fare sulla base dell'articolo 21. È un diritto che non ha nulla a che fare con l'aspetto patrimoniale, però lui dice: ok, io adesso ci tengo a far sì che la gente sappia che quei 10 libri pubblicati sono miei, di Simone Riprandi, non di Pippo Rossi. Ecco, ad esempio, diritto di impedire modifiche dell'opera che siano lesive per la reputazione dell'autore. Provate a farmi un esempio, non so se vi viene. C'è un caso in cui un autore può dire: cacchio, questa cosa qua, come me l'avete messa, non la posso proprio accettare. Come? La cover in sé no. La cover in sé non è in sé lesiva della reputazione dell'autore, però un certo tipo di cover sì. Fammi un esempio. Sì, no, fammi un esempio. Una versione dance non è sufficiente, no? Non è sufficiente, perché deve essere lesiva della reputazione. A parte che, scusate, parentesi, tutte le volte che escono queste cover così sono tutte autorizzate. Cioè, quindi ci sono dietro fior di soldi. Però ci sono casi in cui, nonostante ci sia l'autorizzazione, cioè nonostante l'autore abbia firmato un contratto di quelli che cede una marea di diritti, sostanzialmente quasi tutto, a un editore, poi l'editore ne fa quello che vuole, le versioni dance, le versioni trans, le versioni tutto quello che volete, drum and bass, frega niente, tanto lui ha ceduto, doveva pensarci prima. Però c'è un caso in cui lui dice: no, anche se ti ho ceduto tutto, questa roba qua no,
Ecco, la parodia è un caso limite, però provate a pensare al tuo brano musicale. Viene usato come colonna sonora, no, ancora più, più specifico, vabbè, un esempio classico che si fa è, no, il tuo brano musicale che tu hai scritto come inno per la tua squadra di calcio del cuore, che invece viene usato come inno di un partito nazista o pseudo qualcosa, o razzista, distorto, col testo cambiato, ok? Oppure un brano musicale romantico che hai scritto per la tua fidanzata, madre dei tuoi figli e donna della tua vita, che viene usato come sottofondo di un film porno. Sono esempi limite, non so quanta giurisprudenza ci sia, però sono classici esempi di scuola che utilizziamo nelle lezioni per far capire come può entrare in gioco questo diritto. Cioè, tu hai già ceduto tutti i diritti, fra cui anche quello di fare modifiche, quindi chi l'ha fatto anche pensando di poterlo fare. Però attenzione, c'è il diritto di non fare usi, non fare modifiche che siano lesive della tua reputazione. Allora l'autore lì può alzare la mano e dire: no, mi spiace, ma fino a qua non potete arrivare, perché questo è lesivo. Ovviamente deve avere voglia di fare una causa e portare avanti questo discorso. Dimmi. A me è capitato di vendere delle opere mie, delle immagini fractalata attraverso prima la CCC e poi il soggetto d'acquisto, quindi è stato fatto un lesivo, e negli accordi personali compreso ho messo le clausole dicendo: l'importante è che quest'opera non venga utilizzata per scopi razzisti o per pubblicità di altri. Sì. Però quello che vorrei farvi capire è che se anche tu non l'avessi, anche se tu non l'avessi specificato nel contratto, tu avresti avuto sempre, ma non solo tu, i tuoi eredi, i tuoi nipoti, pronipoti, perché? Perché sono diritti inestinguibili che vengono, ovviamente essendo inestinguibili, quando uno crepa, passano agli eredi. Bravo, esatto, bravo, ecco, quello potrebbe essere un esempio, esatto. Ma c'è stato, io ho letto una sentenza, porco cane, non me la sono segnata, erano gli eredi di Toscanini, no, sono sicuro, gli eredi di Toscanini, che tiravano in piedi una questione di diritto morale sull'uso delle opere di Toscanini. Toscanini quando è che è morto? Saranno più di 70 anni? Quindi i diritti d'autore di quelli diciamo di carattere patrimoniale sono finiti, vuol dire che tu per usare un'opera di Toscanini non devi chiedere permesso a nessuno perché è diventato pubblico dominio. Ma essendo noi in Italia in un regime di diritto d'autore diciamo di matrice francese, puoi avere ogni tanto alla porta i parenti di Toscanini che ti dicono: però quella roba lì no, perché? Perché ti tirano fuori l'articolo 21, ok? Oppure ti posso tirare fuori l'articolo 20, cioè tu fai un'opera, fai un remix dance, e questo succede, il remix dance prendendo linee di musica classica, e lo spacci come remix dance, come opera tua, perché tanto è di pubblico dominio, perché non devo dire niente a nessuno, no. Articolo 20, il diritto di rivendicare la paternità dell'opera c'è sempre. Quindi i parenti di Verdi, di Giuseppe Verdi, potrebbero dire: ma quella linea lì è palesemente della Ida, perché tu non l'hai scritto? Va bene che hai fatto il brano dance, ma perché non hai dichiarato che è tratta da? È un po' una pippa mentale, nel senso che perché l'esperto di musica classica riconosce comunque che viene dalla Ida, però è richiesto che venga riconosciuta la paternità dell'opera. E quindi loro potrebbero agire alla base dell'articolo 20 per dire: no, anche se i diritti di carattere patrimoniale sono andati, noi in quanto parenti eredi di Giuseppe Verdi, e devono dimostrare di esserlo ovviamente, cosa anche lì non facile, possono tirarti fuori quella roba lì. Basta, direi di chiudere la questione sui diritti morali, direi di chiuderla, perché? Perché poi vedremo che, appunto, a parte questi casi limite, che come vedete sono casi abbastanza, oltre che limite, sono casi di un po' accademici, un po' teorici, di contenzioso sul diritto morale non ce n'è così tanto, in un mondo come quello di oggi in cui ci si sposta più che altro sulla creatività tecnica, cioè sulle opere come... che cacchio. Le opere come il software, le banche dati, dove di diritto morale in realtà c'è ben poco, nel senso sul software dire che, però ogni tanto qualcuno tira fuori, provate a pensare a un caso, vediamo, vi viene, così chiudiamo, un esempio di diritto morale, lo faccio io così risparmiamo tempo,
uno sviluppa un software per far funzionare delle apparecchiature per disabili, quindi una cosa anche con uno scopo sociale particolare, e rilascia tutto open source, quindi con il codice disponibile, e non vuole nulla. Scopre poi, quindi una licenza molto libera, scopre poi che questo software in qualche altra parte del mondo è stato utilizzato per far saltare le mine anti-uomo in un modo ancora più evoluto e ancora più preciso, e spaccare le gambe ai bambini. Ecco, lui potrebbe, insomma, su quello, anche questo è un caso limite, non penso che mai ci siano le condizioni che possa avvenire, però è un caso limite in cui anche sul software qualcuno potrebbe dire, ma cacchio, quelle righe di codice sono mie, non, potete metterle ovunque, nelle lavatrici, nei cellulari, ma proprio nelle mine anti-uomo, magari no, ok. Sono casi ovviamente un pochettino così, che io uso anche per fare un po' di colore. Però torniamo al nostro discorso, riguardiamo lo schema tutto intero. Facciamo finta adesso che quella colonna lì non esista più e ci concentriamo sull'aspetto patrimoniale, che è quello su cui poi si giocano le vere partite, cioè le licenze che vedremo, i contratti che, tipo quelli che, di cui lui parlava, le esigenze che dicevano prima di, queste, di persone che vogliono fare un sito, una startup. È tutto qua, cioè i cosiddetti diritti esclusivi di utilizzazione economica, quelli che poi comunemente vengono detti i diritti d'autore, perché sono quelli che effettivamente si possono contrattare e sono appunto dell'autore, e poi ci sono i diritti connessi, che sono i diritti che non sono strettamente della persona, del soggetto autore, di colui che ha creato l'opera, ma sono diritti di colui che ha fatto altre attività, diciamo, parallele e, come possiamo dire, che servono a fruire l'opera, ad esempio il musicista, il creatore dell'opera musicale e il produttore fonografico, il classico esempio. Il produttore fonografico non è colui che ha creato l'opera, però è colui senza il quale l'opera non può arrivare al pubblico, perché è colui che si occupa di finanziare la registrazione dell'opera, impacchettarla e distribuirla e portarla, renderla fruibile a un pubblico. Lui non sarà mai titolare di diritti d'autore, ma sarà titolare di diritti connessi. E nel gioco delle parti probabilmente sarà anche quello che avrà la voce più grossa. Quindi dopo vi faccio altri esempi, capirete che i diritti connessi sono, si chiamano connessi perché sono connessi all'esercizio del diritto d'autore, ma non sono meno importanti, anzi al giorno d'oggi sono probabilmente il grosso della contrattualistica e della gestione del contenzioso in ambito di copyright, di diritto d'autore. Però vediamo innanzitutto quali sono i cosiddetti diritti d'autore di utilizzazione economica. La loro caratteristica, vabbè, un po' l'abbiamo già accennato, faccio zoom così la vedete meglio. La loro caratteristica è quella di essere, vedete? Sì. È quella di essere alienabili, scomponibili, indipendenti l'uno dall'altro e durare 70 anni dalla morte dell'autore. Ok? Quindi a differenza dei diritti dei diritti morali d'autore, innanzitutto finiscono prima o poi, 70 anni dalla morte dell'autore, 70 anni solari devono essere, quindi a volte possono diventare quasi 71, cioè se uno crepa al 2 di gennaio bisogna comunque far passare tutto quell'anno e poi si contano 70 anni. Però al 1 di gennaio di ogni anno si festeggia, infatti, vabbè, noi nerd di questo settore, festeggiamo il giorno del pubblico dominio, perché al 1 gennaio a Capodanno ogni anno qualcosa entra in pubblico dominio. Pochi anni fa è entrato Freud, qualche anno fa è entrato Pirandello, Deledda, D'Annunzio, cioè tutti quelli, insomma, roba anche interessante. Vuol dire che da quegli anni, infatti se notate ci sono negli autogrill a 2 euro, tutto D'Annunzio, tutto, perché? Perché non c'è più, non devi più chiedere permesso a qualcuno, in realtà hanno provato ad allungare il brodo perché c'è una fondazione che adesso gestisce i diritti di D'Annunzio, però prima o poi questi 70 anni passano. Tra parentesi, 70 anni dalla morte dell'autore, 70 anni dalla morte dell'ultimo autore se l'opera è stata scritta da più persone. Occhio, perché vuol dire a volte allungarlo molto il brodo. Autore che ha 90 anni, con un nipote di 18, dice ma sì dai, firmiamo l'opera insieme, anche se in realtà l'ha fatta il nonno, vuol dire dare una speranza di, okay, di sfruttamento del diritto per un bel po' di anni. Un esempio che è noto a tutti, Lennon McCartney, uno è crepato,
ma l'altro sta ancora bene, a meno che sia morto, a meno che sia il sosia questo qui, però non si è ancora ben capito. Però, cioè, questo per dire che normalmente, cioè, che in questo caso bisogna aspettare che passi miglior vita anche Paul, e poi scatterà 70 anni, provate a pensare, 70 anni per avere, perché le canzoni erano firmate da entrambi e non si sa di preciso qual è la parte dell'uno e qual è la parte dell'altro. Se si fosse parole di e musica di, tu sai che almeno uno dei due pezzi a un certo punto scade. Invece no, sono sempre state firmate in due. Tra di loro probabilmente c'era un accordo per dividere al 70, al 30, però per noi pubblico sono opere cofirmate, quindi tutti e due sono coautori di tutto. Sono cotitolari dei diritti su tutto. E quindi finché Paul vive e vegeta, anche i parenti di Lennon vanno avanti a ricevere diritti fino ai 70 anni successivi. Quindi capite, con l'aspettativa di vita che abbiamo adesso, un'opera creata a 20 anni, non so, da un musicista, da uno scrittore, quanti anni può durare ancora? 140, 150 anni di tutela. L'altra cosa, ecco, alienabili, questo mi sembra ormai un concetto che è arrivato prima quando vi ho spiegato inalienabili, cioè questi sono quelli invece su cui si gioca la partita della contrattazione, della cessione dei diritti, ok? E quindi questi sono squisitamente alienabili, guai se non lo fossero, se no gli autori si avrebbero in mano delle cose su cui che non possono monetizzare. Il diritto d'autore nasce come strumento per dare da mangiare a coloro che di lavoro fanno i creativi, e quindi questo è il modo per poter alimentarsi e arricchirsi e remunerarsi grazie alla creatività. Scomponibili perché? Perché noi abbiamo questa serie di 10-12 diritti che sono quelli che io ho ricavato dalla lettura della legge, ma in realtà li possiamo tagliare a fette più piccole, sempre più piccole. Esempio, il diritto di tradurre l'opera, che è un diritto a sé stante, però io posso dividerlo in diritto di tradurlo in inglese, diritto di tradurlo in spagnolo, diritto di tradurlo in arabo, diritto di tradurlo in cinese, e fare dei contratti separati con agenzie o con editori diversi. Non solo, poi quello diviso, quello in cinese, l'agenzia che riceve questo diritto per contratto può decidere di fare la versione, che ne so, teatrale in cinese in un certo modo, la versione audiolibro, non so, cioè può comunque a sua volta, sulla base di quello che io gli ho ceduto, tagliarlo a sua volta a fette. E quindi è una torta che può essere più e più volte sminuzzata e tagliata. Allora leggiamoli così ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando. Diritto di pubblicare l'opera, articolo 12, diritto di riprodurre l'opera, articolo 13, diritto di trascrivere l'opera, articolo 14, diritto di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico l'opera, articolo 15, diritto di comunicare al pubblico l'opera, articolo 16, diritto di distribuire l'opera, articolo 17, diritto di tradurre l'opera, articolo 18, articolo di modificare e elaborare l'opera, sempre articolo 18, e diritto di pubblicare l'opera in raccolta, sempre articolo 18. Cioè l'articolo 18 è riferito a tutte le forme di trasformazione o, come dire, riaggregazione dell'opera, cioè sia che io la spezzo, sia che io la metto insieme ad altro, quando io trasformo la destinazione originale dell'opera vado sotto l'ambito dell'articolo 18. Poi c'è il 18 bis, che è il diritto di noleggiare l'opera, autorizzare il noleggio o il prestito, e poi c'è questo diritto di seguito sulle opere, sulla vendita di opere d'arte, di manoscritti, che vabbè, vi risparmio, avrebbe bisogno di un discorso a sé. Ok, tutta sta roba qui è quella su cui poi gli avvocati specializzati in questa materia fanno i contratti.